La mia prima domanda è come è nata l'iniziativa di Good Morning Internet? Good Morning Internet è una creazione del Funky Professor e del mitico Salvo Mizzi. L'idea è quella di raccontare in maniera anche un po' leggera, no? Senza prendersi troppo sul serio, qualcosa che è molto serio. Internet è un'infrastruttura meravigliosa, però diventa qualcosa di straordinario nel momento in cui la si usa, no? Per fare business, per fare amicizie, per divertirsi o per lavorare. Qual è il quadro attuale dell'utilizzo di nuove tecnologie all'interno delle aziende? Ho il vantaggio di essere abbastanza anziano, no? Da ricordarmi un mondo in cui internet non c'era per i consumatori, non c'era per le aziende. Pian piano internet è successo, no? E sarebbe abbastanza bizzarro per un'azienda, anche piccola o media, non avere almeno un sito internet. In realtà poi sono arrivati i social network, evidentemente. Relazionando persone tra di loro, la piccola attività è più facile che apra la sua pagina di interazione con i suoi consumatori su un social network, no? Perché è più semplice, più naturale e soprattutto disintermediando, come si dice, gli avidi sviluppatori. Ora, la situazione nel nostro paese è ancora comunque a marce diverse. Ti volevo chiedere che cosa hai visto come innovazione altrettanto sconvolgente, diciamo, oggi. Sicuramente oggi come oggi quello che mi appassiona e che comunque è motore dell'innovazione è tutto quello che ruota attorno al mobile, no? Portare applicazioni in questo contesto non è sempre ovvio, no? Perché quando parliamo di portare applicazioni business vuol dire che queste applicazioni vanno pensate in maniera opportuna per questo tipo di terminali. E adesso quello che invece sta succedendo in maniera clamorosa è che più o meno tutti, anche nelle aziende, abbiamo capito che il cloud è un'opportunità meravigliosa, però non ci sono le applicazioni, cioè le applicazioni non sono pronte. Quali sono le paure, diciamo, in particolare nel dettaglio delle aziende per quello che riguarda il cloud, appunto? Secondo me, in realtà, mediamente la paura, ove esista, è prodotta fondamentalmente dalla ignoranza, cioè nel senso letterale dalla non conoscenza. Il punto vero è che il cloud, oggettivamente, nel momento in cui tu trasporti nella nuvola le tue applicazioni, richiede una connettività, magari non enorme dal punto di vista della banda, però con una grande stabilità, con un livello di servizio garantito. Quando pensi che verrà colmato quindi questo gap, diciamo, per quello che riguarda la banda larga in Italia? Allora, diciamo, per quello che riguarda la banda larga ci vogliono anni. È chiaro che un conto sono le connessioni residenziali, un conto sono quelle aziendali. Per quello che riguarda quel fenomeno che è stato nominato F-commerce, Facebook Commerce, qual è l'utilizzo che più funziona, almeno in Italia? Sicuramente una delle cose che funziona bene anche da noi è il commercio di virtual goods, cioè di beni virtuali, ad esempio quelli che si comprano nei social games. Sarà interessante capire come i social network tipo Facebook, Twitter vanno invece ad incrociare dei sistemi tipo Groupon, Groupalia, no? Perché evidentemente adesso sono più o meno circuiti paralleli. A tendere è abbastanza semplice immaginare che convergeranno. Ultimamente ho letto alcuni articoli scritti da autori americani che facevano delle analisi abbastanza interessanti su quelle che erano le aspettative dei consumatori per quello che riguarda l'interazione con i brand online e quelle che le aziende pensavano che le aspettative dei clienti fossero. E c'era Certo. una grande discrepanza tra questi due dati. Quando credi che questo gap verrà superato? Ma io credo mai. I consumatori che si lamentano di più di solito
sono operatori professionali del settore. È vero in generale che un grandissimo livello di attenzione c'è sul prezzo, però sarebbe molto sbagliato da parte di qualunque azienda piegarsi soltanto a questa richiesta. Volevo sapere se ci sono già esempi di utilizzo di Intranet 2.0, diciamo, che funzionano in maniera efficace. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ce ne sono molte già in Italia, ormai ripeto, proprio perché l'innovazione anche nelle aziende ormai viene dalle persone. Quindi le persone fuori dal lavoro usano i social media e quindi poi li vogliono usare anche in azienda, o almeno hanno capito l'utilità e l'efficacia di usare questi strumenti per comunicare in una comunità aziendale che è una comunità protetta, no? Circoscritta, dove il trust esiste per definizione. Mi rendo conto che c'è comunque un grande scetticismo per quanto riguarda social network interni piuttosto che intranet 2.0. Questo scetticismo, secondo te, a che cosa è dovuto? Il problema, quando parliamo di aziende, tipicamente sono i responsabili delle risorse umane e i responsabili dei sistemi informativi, no? Sono i due perni della conservazione, no? Perché per quanto riguarda il responsabile dei sistemi informativi, tendenzialmente è un signore che ha come missione, no? Quello del mantenimento dello status quo. Il suo principio è: se qualcosa funziona, non lo cambio, a meno di non essere costretto. No? D'altro lato ci sono le risorse umane, no? Che sono sempre un po' allarmate dall'uso dei social media, perché comunque l'effetto inevitabile è l'appiattimento della struttura gerarchica, e quindi evidentemente dal punto di vista di chi si occupa delle HR, delle risorse umane, il timore è effettivamente sempre quello, che è anche abbastanza fondato, tutto sommato, è quello della perdita di controllo.